Il concorso Coesione ha raccolto oltre 99.000 candidature. Cosa succede adesso? Le prossime fasi. Nomina delle commissioni esaminatrici. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, in vista dell'ammissione alla prova scritta, nomina le commissioni esaminatrici per i diversi profili. Pubblicazione degli ammessi alla prova scritta. In base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, è ammesso un numero di candidati pari a 3 volte il numero dei posti al concorso, oltre gli ex aequo. Gli elenchi saranno pubblicati sul sistema Step 1. Diario e sedi degli esami. Date e sedi di svolgimento della prova scritta saranno pubblicate almeno 10 giorni prima sul sistema Step 1. Prova scritta in sicurezza. Per ciascun profilo è previsto un test su supporto digitale di 40 domande in 60 minuti con risposta a scelta multipla. La prova si effettua in presenza, in sedi decentrate, nel rispetto del protocollo anti-Covid per lo svolgimento dei concorsi pubblici. Nomina dei vincitori. Sono nominati vincitori i primi classificati in graduatoria in numero pari ai posti disponibili per ciascun profilo, tenuto conto delle riserve previste. Assegnazione delle sedi. I vincitori sono assegnati alle amministrazioni di destinazione sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria.